Antonio è un attore molto appassionato e anche un po' squattrinato che, di fronte alla mancanza di opportunità lavorative in ambito attoriale, decide di accettare una proposta da parte di un suo vecchio amico e collega, Michele, per insegnare recitazione. Dove? All'interno di un istituto penitenziario. Dopo un iniziale tentennamento, riesce a scorgere del talento in questa variopinta compagnia di detenuti e questo riaccende in lui la passione per il teatro. Al punto da convincere la severa direttrice del carcere a valicare quelle mura e portare su un vero palcoscenico un'opera famosissima. Giorno dopo giorno i detenuti assaporano il potere liberatorio dell'arte e quella sua capacità di dare uno scopo e una speranza oltre l'attesa. Antonio, qua dopo anni di gemiti e orgasmi, tu mi ringrazierai. Questa è una di quelle esperienze che ti riportano alle radici profonde del nostro mestiere. È la prima volta che si tiene un laboratorio teatrale in questo carcere. È qua bel teatro. Entra pure. Buongiorno a tutti e scusate il ritardo. Non ci doveva sta Favino. La trama del film è ispirata alla vera storia di Ian Johnson, un attore che negli anni 80 lavorava a Kumla, un carcere di massima sicurezza in Svezia, e che viene invitato ad allestire uno spettacolo teatrale molto famoso insieme a cinque detenuti. Dopo un anno di prove, nonostante la riluttanza da parte dell'amministrazione penitenziaria, la troupe riesce ad andare in tournée e a esibirsi in numerosi teatri svedesi. Tutto dentro, tutto dentro! So, sei, so. Stop, ce l'abbiamo. Ciao. Trovo sia bellissimo mettere al centro di un film il teatro, l'arte nell'arte, ed è ormai risaputo che abbia un impatto molto positivo nella società e soprattutto in alcuni contesti molto complicati e delicati come quello raccontato nel film. Avere uno sbocco creativo non è solo un bene in sé, ma migliora effettivamente il senso di sicurezza e il benessere dei detenuti, favorendo così una riabilitazione efficace. L'arte aiuta le persone a riorientare e ridefinire loro stesse, ad affrontare problemi alla radice, a scoprire l'archeologia di determinati comportamenti messi in atto, ad abbracciare delle scelte e delle decisioni positive, a condividere insieme agli altri un'esperienza comune. E non è soltanto un beneficio destinato ad un gruppo di persone, ma certi tipi di eventi coinvolgono comunità più ampie. E hanno il potere di informare, di abbattere stereotipi negativi che possono ruotare intorno a persone con precedenti penali, accendendo un faro quindi sulle loro potenzialità e sulle loro risorse residue. L'arte prodotta da voci inascoltate in ombra può essere veramente quel valore aggiunto all'interno di una comunità. Ma io cosa ci devo fare con quelli, eh? Monta su quel palco e dimostra a tutti che sei ancora vivo! Tre tigri contro tre tigri. Se l'arcivescovo di Costantinopoli si dà c'è un cazzo da pasta arcivescovo. Aspettando Godot di Samuel Beckett. Cos'è? È una cosa bellissima. Michele, è d'accordo? Oh, col cazzo, Antonio! Sembra fatto per loro, ascolta! Loro sanno cosa vuol dire aspettare. Aspettami colloqui. Aspettiamo il giorno dopo. Va bene, va bene. Ai cinque detenuti, senza alcuna esperienza teatrale, attoriale pregressa, viene chiesto di portare in scena una pièce teatrale molto importante e quindi vengono invitati a sostituire la loro vita con quella di personaggi immaginari. Che collegamento c'è tra Aspettando Godot di Samuel Beckett e la vita reale delle persone? Più di quanto si possa immaginare. Perché? Perché questa pièce viene collegata al teatro dell'assurdo ed è costruita intorno a una condizione di attesa, la stessa dei personaggi reali del film. Inoltre è famosa per i suoi personaggi senza scopo, per le azioni senza senso, per una apparente mancanza di una trama consistente alla base. Il testo è pieno di umorismo, mescolato sapientemente con la tragedia, il che la rende una delle opere più importanti teatrali. Cazzo, c'ho le vertigini.
C'ha sapore, oh. Reciterete in un teatro vero. Ci sarà un pubblico, i vostri amici, le vostre famiglie. Ma dovete lavorare e mai scoraggiarvi. Vi fidate di me? La questione dell'esistenza qui è veramente importante, perché i personaggi, sia della pièce e sia del film, non possono cambiare la loro misera e straziante condizione di vita, ma possono cambiarne il significato attraverso l'esperienza, attraverso l'attesa, aspettando Godot. E chi è Godot? Dipende dall'animo e dalla sensibilità dello spettatore. Godot può essere un dio, può essere un vecchio saggio, può essere un amico, può essere l'unica opportunità di esposizione, o può essere una montagna da scalare, come per Antonio. Noi siamo i soliti. Prendevo libri, poesie, per strada. Ah, pensavo di essere abituato a quelli che ti chiamano immigrato di merda. Ma poi una volta non ci ho visto più. Ma pezzo di merda! Mi ha chiesto perché ho fatto. Perché volevo che mi vedeva recita. La mia non sa scrivere. Balbetta. Ma ha imparato un monologo di 3 pagine, come scalare l'Everest. Lo stiamo scalando tutti. Grazie ragazzi, è un film in cui tutti si possono ritrovare. Il legame emotivo che si crea tra gli spettatori e i suoi personaggi fondamentalmente umani, a partire da Antonio, interpretato da un Antonio albanese in stato di grazia, ci mostra come le apparenze spesso possono ingannare e come tutti meritino di avere un'opportunità per potersi riscattare. Mentre ha preteso che voi veniste pagati, lui lo sta facendo gratis. Lo fa per voi. E voi? Perché lo fate? Una cosa certa però, il tempo è lungo in queste condizioni e ci spinge a popolarlo di movimenti che, come dire, che possono a prima vista sembrare ragionevoli, ma ai quali noi siamo abituati. Tu mi dirai che è per impedire la nostra ragione di colare a picco, d'accordo? Ma non sta forse già vagolando nella notte assoluta dei grandi abissi? È questo che mi chiedo talvolta. Forza Madonna! Come vi trovate? Peschi per piano! Liberi! 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 Ma dove cazzo siete stati? Oh, istituto di bellezza! Ma siete pazzi! E tu cosa hai combinato? La compattazione! Beckett. Lo abbiamo recitato, ma con questi ragazzi si è riempito di significato. Questo è come la finale dei Champions League, professore.